La voglia esasperata di far bene significa veramente applicarsi, non è una voglia astratta, è una voglia concreta, è una voglia professionale e come tale deve essere suffragata dal sapere. Il sapere viene dall'esperienza, viene dalla conoscenza, dalla sperimentazione, dalla tradizione, dalla passione e quindi qualvolta uno vuole approcciarsi con tanta voglia di far bene attraverso il suo sapere significa conoscere gli eventi, conoscere i fenomeni che intervengono durante la stagione e non solo quelli e cercare di affrontarli per cercare di attutire laddove questi fenomeni sono estremi gli effetti contrari e negativi. Bisogna rivisitare tutte le nostre convinzioni perché è cambiato l'elemento essenziale che è il clima e quindi tutto ciò che noi credevamo giusto e era giusto in condizioni diverse deve essere assolutamente rivisto e corretto. Se non lo sanno fare a Montalcino allora chiudiamo bottega e andiamo a produrre vino in Alaska. L'influenza dell'oceano è fondamentale perché appunto è dall'oceano che avvengono gli scambi di energia e di radiazione con l'atmosfera, quindi c'è una stretta interazione fra oceano, fra masse d'aria e masse d'acqua che determinano l'evoluzione del clima, delle condizioni meteorologiche nei mesi successivi. Quindi è fondamentale quello che succede sull'oceano Atlantico per capire che cosa succederà in Italia e anche diciamo a Montalcino nei mesi successivi. Insomma. Quindi noi ci stiamo concentrando in questi studi che ci danno la possibilità di fare delle previsioni, quelle vengono chiamate previsioni stagionali, perché non sono le previsioni a poche ore, a pochi giorni, ma sono previsioni nell'ordine di qualche mese, insomma uno o due mesi, e quindi ci danno un'idea delle tendenze. Come anche ha detto il collega Cotarella, in effetti non si può più andare avanti con la gestione tradizionale, con i medesimi interventi più o meno tramandati con la tradizione, insomma la tradizione è importante, ma la tradizione va adattata a quello che sta succedendo realmente, quindi gli interventi di gestione della chioma, di fertilizzazione devono essere adattati alle condizioni dell'anno. La stessa irrigazione, insomma, non si può demonizzare l'acqua, no, non intesa ovviamente non come forzatura della produzione, ma come elemento di soccorso in modo da riequilibrare le risposte della pianta alle condizioni atmosferiche, soprattutto a eventuali periodi siccitosi che si verificheranno sempre più frequentemente nei prossimi anni.